Gianni Borrelli in redazione per Sempre Napoli, buonasera innanzitutto, grazie di esserci Ciao, venuto a trovare. ciao, grazie a te dell'invito. Di che cosa vogliamo parlare brevemente, perché poi abbiamo un altro intervento. Di cosa vuoi parlare di questo? Ogni notte parliamo un po' del Napoli. Assolutamente, Allora ti faccio una domanda un argomento un attimo di cattivo. cattivo. Meretti, che sta succedendo? Non è che si è figurato questa realtà lì, ma guarda cosa mediale di lui, come sempre detto, in Se termini uno non so opera in sospetti. genere, un mese è passato per un portiere, io non si Beh, può dire meglio. non può non operare se devi in quel caso, perché sulle componenti delle innervazioni rispetto a che tipo di arco che si fattura, chiedono per forza la composizione chirurgica, Quattro altrimenti mesi forse molto più. per una frattura al duro. Però, ripeto, abbiamo già detto quando questo fatto occorse in tempi d'estate, ci dicendo che non ci aspettiamo il mese Mese di no, non ci guarigione, credeva perché io però nessuno. sempre Io pensavo due mesi e sollecitato mezzo, questa tre. riflessione. Siamo verso Sì, quattro, sicuramente si parla forse il ancora di fatto di avere Napoli. Ospina che sta facendo bene e Potrebbe giocare che con la primavera per rientrare in tutte le partite, non sta facendo niente. io penso dopo la sosta lo vediamo, adesso come noi preventivavamo dicembre nel momento in cui avevamo fatto l'impegno e più tempi si stanno avvicinando, io credo che Durano? dopo, ma Durano oramai dovrebbe fare il suo esordio a questo punto, quindi anche di Durano si è capito bene o male che insomma, questa sua complicazione post-operatore è stata dovuta a una lesione della rotula dovuta a uno stress, a una tensione, a un'ipertensione, legamenti il ginocchio infortunato, sulla rotola da cui pare che sia rilevato il tendine rotuleo, poi è stato immesso nel CA, conseguenza questo tipo di lesione si ha un decorso di recuperativo, ci vuole 2 giorni in fase di recupero e poi c'è il recupero di acqua che è molto lento in questo caso perché è nella recidiva il ragazzo di questo atto. Recupero atletico, recupero molto più lento, ma per cautele dello staff medico, non certo perché il ragazzo non possa affrontare fasi atletiche più complesse. Lì che guarito perfettamente, ci mancherebbe altro, ma dopo 2 anni sostanzialmente fermo, è naturale aspettarsi un anno di transizione oppure potrebbe essere già Gli pronto? inglesi lo chiamano the flow, no? Lo chiamano il flusso. Merit deve arrivare a fare delle prestazioni di flusso, cioè delle prestazioni in cui va tutto bene e questo flusso normalmente dura qualche settimana. Nel caso di Piontek, però nello genere, il flusso è quel fenomeno nel quale quando tu sei in fase positiva, in fase in cui va tutto bene, pensi meno, fai le cose positivamente, tutto è abbastanza dritto. Adesso Merit credo che sia un po' impiccato su questo. Proprio su questo aspetto più di carattere prima fase psicologico che di Quindi carattere lui fisico. non c'è nessuna remora, dopo 2 anni fermo sostanzialmente il giocatore è subito pronto, cioè Il completamente. giocatore non ha memoria dell'infortunio, nessuna cosa mi ricorda che ha avuto un infortunio, quindi quando va in trance agonistica dimentichi che quell'atto ha fatto male, non ha nessun tipo di ricordo, non ha memoria, non ha nessun doloretto particolare, è difficile. Senti, Jonas? Ma io adesso si è fatto un intervento molto, cioè, Cioè, un questo io discorso molto tempo? classico, che è un decorso molto lungo, termine Si è fatto male a atineo, luglio, quando lo puoi prendere? ma la scala di gennaio sicuramente, fine dicembre, inizio gennaio potrei tornare in campo, 6 mesi, 6 mesi in questo caso il termine Achilleo è un termine in cui, termine molto importante tra l'altro, è un termine molto esposto perché la parte calcaneare in cui esso passa è una parte molto esposta del corpo umano, di conseguenza è bene preservarla da altri infortuni ed è un tendine molto, molto grosso, molto compatto. Questo garantisce una certa resistenza, ma quando c'è una lesione il decorso è molto più lungo. Ultima domanda, Ma siamo nei beh, tempi tecnici, questi 6 mesi per il infatti, tendine quando, dopo quanto Achilleo. tempo tornò Ronaldo, quello vero, il fenomeno, di sviluppo il termine, giusto? Non ricordo se tutto prendeva di Non me. ricordo, sì, Questo mi contro sfugge, più di me mi sfugge. Mi l'Asia. ricordo le sue problematiche del Vabbè, stiamo parlando di ginocchio, 20 anni fa, del quindi abbiamo mediale, avuto dei crismi dell'LCA, intermedi. insomma sì, Senti, ultima mi domanda, manca il termine ultima mediale. domanda, perché ti faccio questa domanda? È un giocatore che per 2 volte almeno ha avuto un infortunio muscolare dopo 1 minuto di gioco. Mi è capitato in Bologna a Napoli e è capitato in Udinese a Napoli. Una volta giocavo con Bologna, fa male il riscaldamento oppure un fatto emotivo quando sente la pressione a Udine si giocava una partita importante per lui?
a questo tipo di problematica, secondo te? Ne abbiamo già parlato una volta. Ne parlammo, però era la prima volta che si capitava. Però già chiarimmo in quell'occasione che un tipo di infortunio da contrattura muscolare, quindi di estensione del muscolo contratto, procura una rottura, lesione. Due indizi fanno la prova. E quindi significa che questo ragazzo va in campo con un livello ansiogeno molto alto, ci sta, perché la danza classica è anche questo, ogni atleta lo interpreta in modo particolare, e deve superare quei 10 minuti, no, in cui danza con il sistema entra anche in partita, per dare poi al suo metabolismo, ma no, il riscaldamento non è difforme da quello che fanno gli altri compagni, è un problema di è un problema più neuromuscolare che muscolare, quindi in questo caso più della componente muscolare, la componente nervosa incidere sulla tensione muscolare, se tu sei arrabbiato, se tu contratto, dice, no? Molto spesso dimentichiamo che i muscoli si muovono grazie a delle innervazioni, nessun muscolo in grado di muoversi, sarebbe una cosa flaccida e molle se non fosse innervata dai metameri del nostro corpo e dal neprasse che attraverso i suoi grani, che poi diventano derivazioni nervose, attivano i corpi muscolari, i setti muscolari con delle scarpe elettriche. Quindi non dimentichiamo mai che il muscolo è il recettore di un altro meccanismo neurologico molto importante, che è il segnale clinico che avviene tra il neprasse e il muscolo stesso. Quindi questo sodalizio fa muovere le persone e fa fare il gesto artistico che tutti conosciamo, quando la parte nervosa e la parte muscolare si associano. Poi ci sono gli elementi di struttura, tendini, legamenti, che sono elementi che non partecipano alla fase neuromuscolare, ma sono elementi che sono la struttura portante del muscolo e in alcuni casi la struttura scheletrica. Tu hai detto giustamente, spero di non aver ingarbugliato le menti. Abbiamo capito più o meno il senso di questa cosa che vuoi fare. E ti volevo chiedere una cosa, hai parlato di probabilmente per il calciatore c'è una carica ansiogena elevata che le porta. Si può curare? Si può gestire. Si può gestire attraverso il training, si può gestire, no, cioè la cura, perché questa non è la malattia è associata, la cura è associata a elementi patologici di malattia, non si può parlare di cura, si parla di gestione. La gestione neuromuscolare dell'atleta viene fatta ottenendo con la concentrazione, con la gestione della parte involontaria del nostro sistema simpatico e parasimpatico, perché non è che noi gestiamo il muscolo cardiaco, noi gestiamo le componenti che danno vita al muscolo cardiaco a un tipo di reazione a un numero di battiti di un certo tipo, ma dobbiamo lavorare su altre componenti, solo gestire direttamente la macchina cardiaca, non il nostro miocardio, dobbiamo gestire altre componenti che fanno abbassare, per esempio nel caso del miocardio, nel cuore, fanno abbassare i battiti cardiaci, regolarizzo il flusso sanguigno, ma questo avviene con gestendo questo tipo di aspetti non a livello muscolare, a livello neurologico centrale, quindi è il nostro cervello che deve gestire questa cosa. Molto spesso si lavora su elementi di respirazione, lo yoga aiuta moltissimo, la concentrazione autogena aiuta moltissimo, tu considera che anche in altri sport questa cosa avviene, perché molti entrano in partita tardi, nel tennis questo è un caso molto classico, nel judo i primi 5 minuti, una gara dura 5 minuti, ma è importante non toppare i primi 30 secondi, tu puoi perdere anche la gara e la botta sulla stessa cosa. E per fare ciò bisogna avere quell'esperienza di conoscere il proprio corpo, e questo avviene un po' con l'età, con la coscienza di se stessi e delle tecniche che favoriscono questo tipo di lavoro sul nostro metabolismo anche di carattere neurologico. Ringrazio il professor Gianni Panella, cosa vuoi avere? Ma anche di cucina, se vuoi, cucina. Sei una mia passione. No, scherzo. Parliamo sempre di sport, alla cucina, parliamo sempre di calcio, parliamo un po' anche di basket, visto che comunque tu stai susseguendo anche questa esperienza in Napoli Basket. Anzi, voglio adesso sembra di fare anche un'autocitazione, perché sono un po' il papà di questa cosa, ma è bello ribadire che per la prima volta in Italia c'è una collaborazione istituzionale tra una squadra una squadra sportiva professionista, l'università della città in cui questa squadra risiede, e questa cosa va applaudita, perché può essere il messaggio della bottiglia che lanciamo anche per altre esperienze. Alla prossima, arrivederci, vive polissimo.